Carissimi amici, buon pomeriggio, bentrovati al nostro appuntamento del weekend per vedere, per verificare le nostre prove del sapone che ci proteggono durante la rasatura. Quest'oggi, prova della crema da barba Arco di provenienza turca, no? Provenienza turca, eh? Prodotta negli stabilimenti vicino a Istanbul, eh? Istanbul, questa città che un po' spezza la territorialità europea, eh? Dove si incontrano le regioni, eh? E dove si rompe praticamente il territorio europeo da quello circostante, eh? Dall'altra parte, Istanbul. Questa zona così bella, siete mai stati a Istanbul? Adesso magari è un po' difficile, un anno fa era una zona piuttosto calda, ma che adesso non scherza. Però, Arco, adesso vediamo un po' questa crema da barba, fresca, vediamo le sue proprietà. Oggi la proviamo con il pennello Shave Mac 173 Silver Tip, eh? E non smette di... far scendere l'acqua, eh? Shave Mac, vediamo un po' quest'arco, sigillo di protezione. Particolare, vediamo un po'. Io metto le mie tre strisce sempre, sono a riferimento oramai, cosa devo fare? Il mio riferimento per le prove è questo. Lo so, dovrei metterne meno, però una volta trovato il riferimento è quello, sennò poi diventa fuorviante per voi, no? E anche per me. La smorziamo un po' in ciotola in modo da farla penetrare nel ciuffo. Questo silver tip eh? Particolare, poca acqua, basta, me la sono presa tutta nel ciuffo, eh? La crema, mitico, intanto mi bagno il volto, eh? Un po' quest'arco, eh?
Con questo silver tip è la morte sua, eh? In questo mondo della natura umida, wet shaving, è molto morbida, eh? Aggiungo un po' d'acqua. Oh. È un mentolato gentile, eh? È un fresh che può essere utilizzato anche in inverno tranquillamente, non è invasivo. Vabbè, il montaggio è finito. Crema turca, adesso abbiamo la prova dell'aria, con questo montaggio a stucco stucchevole, a stucco. Mettiamo in difficoltà la crema, con un bel montaggio, scusate, una ventilazione forzata, di quelle genuine. Basta. Sento il mentolo penetrare leggermente, gentile questo mentolo, è gentile. Vediamo un po' la prova dei polpastrelli sulla superficie del viso. Vado a rimuovere soltanto la superficie del montaggio, mi pare ci sia molta aria, praticamente quasi assente. Un mentolo con un mentolo lieve, è un sentore anche lieve di camomilla, sento, può essere. Io sento.
C'è la sento la camomilla, il fiore. Superficie, magari si tolga molto, eh? Non è male. Io proseguo con il montaggio. Lo rinvigorisco. Questo shake mark, eh? Così proviamo l'unghia, anche il passaggio dell'unghia che sostituisce l'azione del rasoio, della lama, per vedere la sua protezione. Bisogna provarle le crene, eh? Bel montaggio comunque. Un po' di casino. Adesso vediamo la prova dell'unghia con questa crema. E che non è facile avere protezione dalle creme, eh? Bisogna montarle in un certo modo. Vediamo un po' la prova dell'unghia. La crema è compatta, eh? È compatta, scende in profondità anche con un tasso silver tip, che non ha delle proprietà eccesse per penetrare nel sottopelo una barba di 6 giorni, eh? E scende. Dura prova per quest'arco. La sto togliendo tutta con l'unghia. Protegge. Dipinge, azione più dura, senza occhiali.
da un bel post comunque, soprattutto per questa azione gentile del mentolo e questa nota nascosta di camomilla che io sento. Oh. Questa versione di crema idratante, crema da barba. Adesso vediamo l'inci di questa crema. Idrate. Siamo a pugliese, è scritto in pugliese, Drate, non lo so io, crema per trimoni. Intanto risciacquo lo Shade Mac 173 Silvertip. Idrate, idrate. La Puglia è vicino alla Turchia. Sempre più vicina alla Puglia del Milano, eh. Risciacquo un po' il pennello perché ho visto l'acqua un po' bianca, biancastra. Prende questa crema. Già meglio. Il 173 di Shade Mac. Bisogna dare delle generose frustate per asciugarlo, perché è un tasso che prende tantissima umidità. Alla sola strizzata si apre il ciuffo. È rodato questo 173. Allora, vediamo un po' l'inci di questo arco fresh, idrate, eh? Vediamo un po', vediamo l'inci di questa crema da barba. Allora, acqua, glicerina, eh? Acido palmitico, quello che è, acido stearico, olio di cocco, idrossido di potassio, idrossido di sodio, eh? Anche qui un doppio idrossido. Vedete che nelle creme, con il doppio idrossido, ce ne sono di serie, di creme di questo livello. Le stiamo scoprendo mano a mano. Poi può essere una manovra commerciale, però non lo so, perché poi manovra commerciale, insomma, alla fine queste creme non è che le conoscono in tutto il mondo. Cioè, il mondo si rade con il multilama, non è che ci radiamo con il DE, quindi non lo so se è una manovra commerciale proprio mirata agli utenti del DE o del Mano Libera. Bah, può essere veramente valida, ma lo è effettivamente, perché comunque l'utilizzo del doppio idrossido funziona. Stavo dicendo, eravamo arrivati all'idrossido di sodio, eh? Profumo, qua non vedo, sodium borate, c'è un silicato, il mentolo, chiaro, si sente, tocoferolo,
Quindi vitamina E. C'è del tocoferolo, acetato, ok. E basta. Linalol, limonene. Mica male. Oh, voglio. Non è male questa. Qua l'inci, vabbè, non posso farvelo vedere, perché è scritto per il lungo. È scritto per il lungo della confezione, mi spiace. È così. Però già dall'inci e dalle prestazioni che ho potuto vedere, soprattutto nel post, effettivamente il tocoferolo si sente. Il tocoferolo. Tra l'altro avevo fatto anche una pozione con il tocoferolo, nei vecchi video, che attualmente utilizzo poi. E aiuta tanto il tocoferolo con altri oli, rende il post, ma anche una rasatura piuttosto efficace, piuttosto confortevole. Quindi la recensione di questa Arco in crema, versione idratante e fresca. E Shave Mac 173, la recensione termina qui. Io vi auguro un buon pomeriggio e poi intanto ci vediamo durante la rasatura di domani, domenica. Ciao amici e buon pomeriggio.